quando la porta si apre. Oh, buon pomeriggio, signore. Buon pomeriggio, mi chiamo Hathaway, dottor John Hathaway. Posso... il signor Burgess può ricevermi? Il maestro è nel suo studio, signore. La prego, mi segua. Di qua, signore. Lo studio di Burgess è zeppo di oggetti arcani, sarcofagi con mummie egizie, scheletri di animali, una mano mummificata, le cui dita aceree e annerite sono modellate in forma di candela. Hathaway osserva fugacemente le creature impagliate negli angoli bui e le incisioni runiche sulle cornici della boiserie. Sul soffitto è dipinto un intricato zodiaco con una testa di capra scolpita che campeggia sull'arco cerimoniale. Di fronte a lui, Burgess, un uomo dalla testa rasata e dalla corporatura robusta, si alza dallo scrittoio. Dottor Hathaway, quale inatteso piacere! La prego, si accomodi. Compton, un tè per il nostro ospite. Signore? Ne deduco quindi che ci abbia ripensato. Dopo il nostro incontro al museo, so quello che ho detto, ma mio figlio Edmund, ho ricevuto un telegramma. Il suo cacciatorpediniere è stato affondato al largo dello Jutland. È morto. Capisco. Ed è il grimorio quello nella sua valigia? Le ho portato il libro. Dovevo farlo. Permette? Ma certo. Ah. Se quello che mi ha detto è vero. È vero dunque? La faccenda della morte. Verissimo, dottor Hathaway. Il grimorio Magdalen era ciò di cui l'ordine aveva bisogno. E ora ce l'ha. Esatto. Possiamo celebrare il rito al prossimo plenilunio. Dopodiché, nessuno dovrà morire mai più. Toronto, Ontario, Canada. 10 giugno 1916, 4 giorni dopo. Ellie Marsden ascolta la sua favola della buonanotte. Beh, è inutile che parli di svegliarlo, disse Tweedledum. Tanto sei solo una delle cose nel suo sogno. Sai benissimo di non essere reale. Ellie sa che la storia dovrebbe divertirla. Sì, che sono reale, disse Alice e si mise a piangere. Ma la terrorizza. Kingston, Giamaica, quella stessa notte. Nella locanda di suo padre, Daniel Bustamonte dorme. Le urla e i canti degli adulti ubriachi non disturbano il suo sonno. Sogna un castello in aria, al di sopra delle montagne azzurre. Un castello fatto di nuvole. Verdun, Francia. Stefan Wasserman parteciperà all'attacco di stanotte alle trincee nemiche. Non appena farà buio, raggiungerà la terra di nessuno. Non avrebbe mai sognato una cosa del genere. Nessuno gliel'aveva detto. Ha mentito sulla sua età per arruolarsi. Ha quasi 14 anni. Londra, Inghilterra. Unity Kincaid si rigira tra le lenzuola di lino. Sogna un uomo alto e tenebroso. I suoi occhi le bruciano nella testa come due stelle gemelle. Mormora e si lamenta. Persa in un mondo che va oltre la sua comprensione, Unity sogna. Nel frattempo, a Witch Cross, Inghilterra, mentre volta le pagine del grimorio Magdalen, i sogni ad occhi aperti di Roderick Burgess sono di potere e gloria. Sì, sì. E di morte, naturalmente. Soprattutto di morte. Il mio potere. È mezzanotte. È l'ora. L'ordine si è riunito. L'ora. Nessuno si è mai cimentato nella nostra impresa di stanotte, Alex. Evocare e imprigionare la morte. Questo sarà un trionfo per l'ordine. Sì, padre. Padre? Magus. Dopo stanotte voglio vedere se Alistair e i suoi amici mi prenderanno ancora in giro. La smetteranno di scherzare, Alex, con la morte ai miei ordini. Povero Hathaway. Anche se fallissimo stanotte, figliolo, Hathaway ci ha consegnato il libro.
Sarà in mio potere per sempre. E potremo saccheggiare il Royal Museum a piacimento. Povero vecchio sciocco. È tutto pronto per la cerimonia, Magus. Grazie, Sykes. Ai vostri posti, accoliti. Cominciamo. Per un momento Roderick Burgess ha paura. Pensa alla sfrontatezza del suo gesto: catturare la morte stessa. Imprigionare la mietitrice. Per un momento esita, ma solo per un momento. Ti offro una moneta che ho coniato da una pietra. Ti offro un canto che ho rubato dalla terra. Ti offro un coltello riesumato dalle colline. Un bastone con cui ho trafitto l'occhio di un morto. Ti offro un artiglio che ho strappato a un ratto. Ti offro un nome, e il nome è perduto. Ti offro il sangue delle mie vene. È una piuma che ho strappato all'ala di un angelo. Le parole dell'incantesimo risuonano come ovattate campane a morto nella testa di Burgess. Non potrebbe fermarsi, nemmeno se lo volesse. I discepoli sono intorno a un cerchio disegnato sul pavimento della cantina. Il bordo nero è decorato con iscrizioni runiche. Un'oscura nebbia turbinante comincia a formarsi su di esso. Ti chiamo con i tuoi nomi, oh mio signore, ti evoco con il veleno e con il dolore, ti spiano la strada e ti apro i cancelli, vieni! Ashimadeva ti chiama, Maborin ti chiama, Orvendael ti chiama, dalle tenebre ti chiamano, nelle tenebre ti chiamano, moneta e canto, coltello e bastone, artiglio e nome, sangue e piuma, qui nelle tenebre, 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 ti evochiamo insieme. La figura priva di sensi giace sul freddo pavimento, è avvolta in un drappo nero decorato con fiamme ricamate. Sulla sua testa un elmo, strano, insettiforme, con vuoti occhi tondi. Un tubo, simile a una proboscide, si inanella sul suo petto, sembra la spina dorsale di un'antica creatura. Da una catena al suo collo pende un pesante rubino, ha le mani guantate e un sacchetto di pelle è posato poco al di là della loro portata. Magus, è qui. No, Sykes, questa non è la morte. Abbiamo fallito. Noi abbiamo fatto tutto giusto. Ma come ha potuto succedere? Abbiamo seguito il grimoire. Il mago sa. Che vada al diavolo! Io... Tuttavia... Padre, devi proprio avvicinarti. Silenzio, ragazzo! Abbiamo il rubino, l'elmo e il sacchetto. Sì. Ah, penso che, a conti fatti, questa sia stata una serata di lavoro molto proficua. Allora, che facciamo adesso? Ci assicuriamo che il nostro ospite non possa andarsene. Porta la cella di cristallo, Sykes, che la fratellanza rinchiude il nostro ospite prima che si risvegli. Sì, Magus. Ora, in tutto il mondo, qualcosa è mutato. A Toronto, il giorno dopo. Ellie! Oh, diavolo, quella ragazza... Ellie Marsden si addormenta sul libro al tavolo della colazione per la terza volta stamattina. Ti rendi conto, Arthur? Si è addormentata di nuovo. Deve essersi svegliata troppo presto. La porto di sopra. Suo padre la riporta a letto, ma Ellie non si sveglierà più. La notte seguente a Kingston, in Giamaica, Daniel Bustamonte vuole tornare al suo sogno preferito, il castello fatto di nuvole. Ma stavolta le nuvole sono impalpabili, eteree, meno reali. Eh? No. No. E le nuvole scompaiono del tutto. Troppo spaventato per dormire, singhiozza per tenersi sveglio fino all'alba. I giorni passano.